salute e sanità. Questi temi che sono stati al centro dell'iniziativa organizzata dal Partito Democratico alla Casa dell'Energia di Arezzo. Per noi era importante un'iniziativa politica per connettere le penultime parole della città con l'assessore alla sanità, alla salute, che poi si occupa degli investimenti in questa città. Quindi per noi è un'iniziativa costruttiva e quello che stiamo facendo. Presente anche l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, con il quale è stato ovviamente fatto il punto sulla fine dello stato d'emergenza e sulla pandemia. Lo stato d'emergenza, diciamo, termina, ma non termina, diciamo, la diffusione del coronavirus. Quindi dobbiamo da una parte progressivamente tornare a una condizione di normalità senza però abbassare troppo la guardia. Ci sono ancora alcune regole minime che vanno rispettate, alcune attenzioni comportamentali che vanno, diciamo, tenute in considerazione, e quindi bisogna progressivamente avviarsi verso una convivenza tra le attività economiche, sociali, culturali, scolastiche, sportive, e una presenza del Covid che ci sarà, ma che comunque, grazie alla vaccinazione, grazie al lavoro degli operatori sanitari, riusciamo a tenere sotto controllo. Tra i temi toccati anche quello relativo al personale sanitario. La regione toscana è tra quelle che ha fatto negli ultimi 2 anni più assunzioni in Italia. Ci sono 4.000 dipendenti in più nel sistema sanitario della nostra regione. Detto questo, sappiamo che ci sono delle sofferenze, per 2 ragioni. In parte perché questi 4.000 operatori in più sono, per una parte importante, sono stati impegnati e sono tuttora impegnati nella gestione della filiera Covid. L'altro elemento è che ci sono alcuni settori che, nonostante le campagne assunzionali, sono scoperti, ma sono scoperti non perché c'è una volontà di non assumere, perché in alcune discipline non si trovano i medici. Penso all'emergenza urgenza. Abbiamo come regioni posto al ministro, diciamo, la necessità di una terapia d'urto per rendere più attrattiva, diciamo, la disciplina dell'emergenza urgenza nel campo medico, insomma, perché, ecco, qui se, altrimenti rischiamo di avere problemi seri nei prossimi mesi nei prossimi anni. È stata infine l'azienda sanitaria a presentare il disegno sul futuro dell'ospedale San Donato. Alcune attività sono già in cantiere, mi riferisco, e già terminate, come per esempio la terapia intensiva, altre come la sala operatoria è stata aggiudicata e saranno iniziati a brevissimo i lavori, altri come il rifacimento strutturale e impiantistico, antisismico e antincendio di alcuni pezzi dell'ospedale fanno parte di questa importante azione. Quello che posso anticiparle è che pensiamo di realizzare una palazzina Volano dove accogliere le attività, palazzina Volano che farà parte poi a regime della struttura di offerta del San Donato.